Ciao a tutti Irene Darwin, allora in questo video faremo un video mukbang. Come potete vedere dietro di me ho preso McDonald's e adesso andiamo a spacchettarlo. È pomeriggio perché sono le 3:30. Vediamo se mette a fuoco, ve lo faccio vedere anche a voi. Non si vede niente. Comunque sì, fidatevi, sono le 3:30. E niente, ho praticamente i capelli raccolti perché fanno cagare oggi, quindi niente, stasera dovrei fare lo shampoo. Oggi sembra un po' tipo io. Allora, ho preso, allora, ho in tutto pagato 8 euro e ho acquistato con Glovo, quindi mi è arrivato direttamente a casa, quindi è tipo una figata. Volevo parlarvi anche di questa cosa. Ogni tanto mi viene di guardarmi sopra perché c'è lo schermino che posso vedermi, però così perlomeno posso un po' regolarmi perché ho la batteria carica, vedo se si scarica, eccetera, eccetera. Ma comunque, allora ho preso questo sacchettone. Mamma mia, c'è qualcosa di caldo, dove i panini saranno. E poi questa che è dove c'è la bibita. Adesso le apriremo e vi farò vedere un po' cosa c'è. Allora, vabbè, la bibita, quella. Allora, qua ci sta la bibita. Che la tiro fuori. Ah, c'è anche la salsa. Ho preso Coca-Cola perché io bevo solo Coca-Cola, cioè è piena fino all'orlo. Non so come farvela vedere. È arrivato un tizio che me l'ha mandata praticamente con la macchina le prime due volte. La prima volta che ho ordinato su Glovo era un tizio su un motorino, la seconda pure e la terza, cioè non potete capire. Comunque ho preso un menu grande che adesso metterò un secondo di lato perché sennò mi si riempie tutto lo schermo, anziché ho trovato questo modo, diciamo, per vedere un po' tutto. Cannuccia che io andrò ad aprire per metterla nella coca. Cioè, di quanto è pieno, non riuscivo nemmeno a mettere la cannuccia. Cioè, si vede, cioè, volevo metterla che si intravede perché sennò che mukbang è. Poi ho preso una salsa barbecue perché io mangio del McDonald's barbecue e salsa agrodolce. Adesso andiamo ad aprire il mostro. Mamma mia che odore, raga. È da tanto che non prendevo le crocchette di pollo e le ho prese. Questo giro, però poche, perché non ho tantissima fame, però una fame giusta, diciamo. Allora, ho preso, perché hanno messo tutto qua dentro, questa busta gigantes. Tovaglioli, quelli ci vogliono per le patatine più che altro. Aspettate, leviamo questi sacchetti. Spero che guarderete questo video e mangerete con me, perché è questo il senso anche dei mukbang. Patatine, quelle grandi, che andremo a foggiare qui davanti a me. Ce n'è qualcuna caduta. Belle calde. Qua dentro McNuggets da 4, infatti ne ho prese tantissime, ve ne mostro qualcuna, cioè, mamma mia che orgasmo, mi potete capire. E intanto io la salsa la volevo poggiare qua, così io ci cuccio le patatine mentre devo dirvi un po' di cose. Quindi mettetevi belli calmi, pranziamo insieme. Poi il mio primo vero video mukbang in teoria, quindi assaggiamo il barbecue. Buonissimo. E poi come panino ho preso il Double Chicken BBQ che non l'ho mai preso e l'ho preso proprio per questo, perché non l'ho mai preso in vita mia, perché prendo sempre McChicken. E per ora è un periodo che voglio cambiare, infatti nel primo ordine ho preso sì il McChicken, nel secondo, che avevo fatto praticamente meno di una settimana fa, se faccio schifo, avevo preso praticamente per assaggiare il Double, no, come, no, cazzo dico,
piadina, però già la piadina l'avevo mangiata, quindi questo non l'ho mangiato mai, quindi andremo a spacchettarlo e vediamo un po' com'è. Comunque io preferisco i panini con il pollo del McDonald's, l'hamburger un po' meno, però andiamo ad aprire. Ricordo un po' il McChicken, dai, è fatto così. C'è formaggio, lattuga, una salsa strana, comunque il cheddar messo perché è arancione. Il panino è diverso perché c'è tipo questa panatura sopra. Adesso andremo a vedere. Io inizio sempre dalle patatine, ragazzi, perché le patatine fredde a me non piacciono. Quindi iniziamo e iniziamo anche a parlare. Solo che ogni volta se devo prendere questo mi conviene che me lo metterò qua accanto, perché ogni volta se lo devo prendere è un casino. Perché la Coca-Cola del McDonald's sembra sempre più buona? Non lo so. Allora, cosa volevo dirvi? Intanto buon appetito se state mangiando insieme a me e iniziamo il video perché già siamo a 6 minuti. Intanto, giovedì non è uscito un video mio perché l'avevo registrato con una videocamera nuova, questa di ora che state vedendo. Vado per spostare il video al PC e praticamente mi diceva che il file era danneggiato e quindi non me l'ha fatto caricare. Cioè, ho fatto la prova a caricarlo su YouTube, però diceva che il file non era supportato, quindi per questo non è più uscito un video mio giovedì. Ci sono rimasto di merda perché comunque era un video veramente carino. Visto che sputtanavo AliExpress, perché praticamente erano dopo 65 giorni mi sono arrivati i famosi prodotti che vi mostrerò fra un pochettino. E quindi era un po' un video bello forte, perché comunque parlavo male, cioè 65 giorni per arrivarmi due cose che poi alla fine varranno anche la pena, perché vi spiegherò il perché. Però cioè dai, troppo tempo. Cioè, ho aspettato sempre assai, però massimo 35-40 giorni. Ma 65 già sono più di 2 mesi, eh. Ma stiamo scherzando? Comunque, due prodotti, ve li mostro prima veloce veloce, così ci leviamo il primo peso davanti agli occhi. Questa maschera ancora ne era della Cina Bioacqua, questa io già l'avevo utilizzata ed è l'unica che mi toglie realmente i punti neri. E poi avevo preso una matita per esterne occhi, qua c'è scritto MAC, che praticamente è Air Lip Liner Pencil, aloe vera e vitamina E, e tipo costava meno di 1 euro. L'ho presa perché ho preso le ciglia finte magnetiche, se vi ricordate, se mi seguite, e quindi l'ho presa per fare delle sfumature per farle mostrare giustamente di meno. Le patatine sembra che non finiscano mai del McDonald's. E quindi avevo fatto questo video dove comunque un po' mi lamentavo perché che cavolo, 65 giorni. Poi siccome avevo altri 18 video che erano tante mini clip, perché ho intenzione di fare un mega vlog dove vi facevo conoscere meglio un po' la mia città che è Palermo. E ci sono tante clip dove mostravo i posti un po' più belli, i luoghi dove andare, e perché la mia intenzione è fare quella tipo mega vlog, dove vi faccio vedere i posti più belli dove andare a Palermo. Solo che ancora questo video è incompleto perché comunque io voglio farlo proprio bene, cioè se lo monto adesso praticamente sarebbero manco 3 minuti di video, mentre io voglio concentrarmi un po' su tutto, sul cibo, sui luoghi di mare, sui ristoranti. Quindi volevo fare proprio un bel vlog con quelle clip che ho girato con la videocamera in esterna, perché la mia fotocamera è una fotocamera proprio per i vlog. In esterna si vedono una cosa pazzesca, la luce fantastica.
dentro un po' curva, fa lo schifo come potete vedere. E le clip che ho girato sono wow. Quindi non vedo l'ora di far uscire questo video. Sto aspettando proprio di andare magari in altri luoghi perché comunque voglio fare un bel vlog dove prendo a 360 gradi la mia città. Quindi questo video non so ancora quando uscirà, perché comunque ci vuole del tempo per realizzarlo. Ho voglia di crocchette di pollo, cioè mi sta arrivando un odore proprio qua. Quindi oggi ora ne assaggeremo qualcuno. Se anche voi state mangiando insieme a me, scrivetemi qua sotto nei commenti cosa state mangiando. A me piacciono così senza salsa. Molte persone so che pucciano sulla salsa, però io no. Questa è vita. No, vabbè, io adoro tantissimo le crocchette di pollo. Cioè, ne comprerei il pacco da 20 e me le mangerei tipo in un istante tutte insieme. Ora, un'altra cosa di cui vi volevo parlare è per l'appunto l'applicazione dove acquisto io McDonald's, perché ce n'è. C'è Just Eat, però io non lo utilizzo, sinceramente, per tanti motivi. E poi Glovo, io uso Glovo, e poi Glovo in teoria, cioè con Just Eat non mi facevo ordinare un McDonald's, mentre con Glovo riesco benissimamente. Poi dove sto io è un po' un casino, perché io sto qua praticamente, alla mia destra ci sta un McDonald's, alla mia sinistra ce ne sta un altro. Praticamente da casa mia sono penso 2 km tutti e due, quindi tipo con la macchina o con il motorino arrivano subito. Scusate, mi dovrei eruttare. Quindi scusate, chiudo il panino perché poi diventa ghiacciato. Quindi non me ne capacitavo che comunque, cioè, è poca la distanza, non mi arrivava il McDonald's dentro. Da quando ho utilizzato Glovo posso farlo. Non so perché con Just Eat non ci riuscivo e con Glovo sì. E poi un'altra figata pazzesca di Glovo è che praticamente io prima pagavo soltanto con la carta, mentre adesso si può pagare in contanti. Io preferisco, perché comunque, cioè non è sempre che ho soldi nella carta, non so, nella PayPal o nella PostePay, a parte che la PayPal non ce l'ho, la PostePay sì. Quindi adesso è fantastico, perché comunque soldi spicci, c'è anche, dopo che fate l'ordine vi dicono se avete, come dire, l'importo corretto. E poi c'è anche il fatto che se non avete l'importo corretto, ne avete di più, ne avete di meno, cioè ne avete di più, non di meno no perché non vi mandano l'ordine, ne avete di più, praticamente vi spediscono per l'appunto il resto. Quindi è favoloso. Se non avete mai utilizzato Glovo, adesso faremo un piccolo riassuntino perché è facilissimo. Non so perché mi sento tipo affogato. Forse è proprio perché mangio mentre parlo, cioè io quando mangio non parlo mai. Comunque ve lo mostro il mio morro che è guarito. Ho fatto. I primi giorni è stato un po' antipatico, mentre adesso no, cioè proprio per niente. Antipatico perché gonfiano le labbra. Allora, questo è Glovo, aspettate che lo apro. Ok, mica culo, si è aperto tipo in un lampo.
vi danno praticamente tutte queste informazioni, non mette a fuoco. Comunque vi dà gelato, cibo, market, shopping, poi mettete cibo e vi spunta nei ristoranti vicino da voi, ovvero McDonald's, sushi, fast food, eccetera, eccetera. Cliccate McDonald's, aspetta che lo clicco, e vi spunta tutto il menu McDonald's. Per ora c'è la spedizione però a 2,50, 2,50 e vi dice il tempo comunque di attesa, tipo qua 10-20 minuti, non mette a fuoco quindi scusatemi, e giù c'è tutto il menu, ovvero novità, panini, menu, poi tipo mettete menu, vi faccio una specie di preordine per farvi capire un po' com'è, e spuntano tutti i menu. Non lo so, mettiamo un McChicken. Non lo sto ordinando, è per farvi capire come funziona. McChicken 6,90. Schiacciate sopra, vi apre la pagina. Che ho scritto se volete il menù normale o quello grande, che ha la differenza di 50 centesimi. Voi cliccate quello che volete. Scegli patatine, scegli una bibita, scegliete la bibita Coca-Cola, Fanta, io prendo sempre la Coca-Cola e poi aggiungi un ordine. C'è anche l'opzione se volete aggiungere la salsa, ma la pagate nel Mac menu. Andate giù, aggiungi un ordine, aggiungete e niente, poi vi fa il conto giù e andate a pagare. Metto, c'è scritto giù qua, non so se vedete, seleziona il metodo di pagamento qua e c'è la freccetta e c'è scritto paga in contanti o aggiungi carta, mettete contanti, poi prosegui, vi dice il totale e voi mettete come per l'appunto vi ho detto io, ho l'importo esatto e poi giustamente vi arriverà a casa. La cosa più figa ancora di questo sito è che c'è la tracciabilità. Dice che è un pacco, sì, è un pacco che va arriva comunque. Io ho fatto i vari screenshot dei vari step. Il primo è questo, il ristorante sta preparando il tuo globo, quindi sta mettendo il tempo. Vi dà approssimativa durata di tempo di quanto ci può mettere per arrivare da te, e quindi qua c'è scritto 17 minuti in fase della preparazione. L'altro step mi dice: il tuo ordine è in fase di consegna, 12 minuti, e sopra c'è la mappa che voi vedete praticamente il percorso che fa per arrivare a casa tua. E poi, aspetta, dov'è l'altra? Ah, di qua. Ah, la cosa figa è questa, che loro hanno il tuo numero, cioè vedono il tuo numero e ti possono contattare via WhatsApp, però a me non mi hanno contattato mai perché comunque penso che contattano quando non trovano un luogo, ma penso che abbiano il navigatore. Oppure ti contattano se magari non rispondi al citofono. Ma comunque sì, vi spunta poi sotto il nome della persona che ha il vostro pacco per in caso ogni esigenza vi potrebbe chiamare. E ultima cosa. Quando è giù, comunque a me già quando dice che mancano 3 minuti, già è praticamente nella mia traversa, il Glover sta giungendo a destinazione. Quando vi spunta questa cosa, significa che praticamente già è sotto casa vostra. E niente, quindi è una figata pazzesca. Queste patatine non finiscono mai, cioè. Il panino per ultimo, vedete è meglio che io guardo
mentre mi registro, perché praticamente già mi dice che la batteria è quasi a metà. L'ho caricata praticamente 10 minuti prima che arrivasse il tizio, cioè, quindi non è che... Anzi, già sono a 20 minuti di video e non me l'aspettavo. Voglio provarla anch'io con la salsa, perché lo fanno tutti. Vedete? Poi è buono con la salsa. Io preferisco senza. Sto finendo le patatine, mamma mia, sembrano immense. Una cosa che non vi ho detto, non so se è per il mio McDonald's dove sto io, oppure una cosa in generale, che praticamente se non pagate, cioè se non arrivate a 8 euro d'ordine, praticamente vi aggiungono 2 euro, perché 8 euro deve essere il minimo che dovete spendere per acquistare McDonald's. Io ho pagato oggi giusto 8 euro, quindi ho pagato giustamente solo la spedizione. Però se voi tipo pagate 7,30 vi aggiungono 2 euro perché la sopravvalutazione. Non ne vale la pena, arrivato a questo punto vi conviene arrivare a 8 euro direttamente, perché vi aggiungono 2 euro più la spesa della spedizione, che è 2,50 euro momentaneamente, che poi cambia la spesa di spedizione. Cioè, ci sono i periodi dove è gratis con McDonald's e periodi che magari costa 1,90 mi pare, non ricordo. Oggi 2,50, ma cioè, vi arriva fino a posto casa, vi arriva caldo. Avete una tracciabilità, non dovete farvi tutti questi passapiedi. Io sinceramente oggi mi sento male perché ho mal di testa da morire da stamattina. Quindi non mi va di uscire, poi le domeniche sono tutte noiose. Qua sono tutti chiusi. Ok, patatine finite, queste sono le ultime due. E ora io combinerò un casino col panino. Salsa comunque anche, ma non ne utilizzo più. Anche le patatine finite, quindi mettiamo tutto qua. Un bel sorso di Coca-Cola, panino e McChicken, ne sono rimaste due. Aspettate che faccio un poco di sbarazzo, si dice a Palermo, ovvero levo un po' le cose inutili e mettiamo la carta assieme. Ok, ho fatto già un bel po' di sparazzo. Qua adesso metteremo il panino in primo piano, poi metterò tutto là dentro. Anche questa leviamo. Vi sto dicendo, è bello vedere mentre vi registrate, così in caso si dovesse scaricare, io ho il tempo comunque di stoppare il video e di caricarlo, però non penso, penso che ce la faccio. Gli ultimi due folletti! Mamma mia, controlliamo. Poi perché li chiamano folletti? Sono McNuggets queste. Mamma mia, la Coca-Cola mi fa sempre ruttare un casino. Fatemi sapere voi. Nel McDonald's di solito quale cibo prendete spesso? Quale menù? Questo in caso io non l'ho provato mai, lo vorrei assaggiare, perché io comunque di solito prendo il McDonald's o il McChicken. Poi ho assaggiato le piadine e ora assaggerò il Double Chicken BBQ, e anche mangiato in passato, come si chiama? Non mi viene. Si chiama, è praticamente questo panino, c'è stato un periodo che non lo facevano sempre ed era, mi pare, con la pancetta, non mi viene il nome, aspettate che lo cerco su Dovo nel frattempo, così vi so dire. Crispy McBacon, ok, mi è arrivato. Ci voleva dire bacon per io capirlo. Quello l'ho anche assaggiato, mi piace molto la salsa del Crispy McBacon.
Però sinceramente parlando, il McChicken è il mio preferito. Poi gli altri non li ho massaggiati nei My Selection. Qua comunque arrivano ancora i My Selection perché ci sono nel menu. Ah, poi l'altra volta avevo anche assaggiato le pepite asiago e crudo e sono veramente pazzesche. Provatele. Me ne arrivano 4 e costano 1,90 euro. Sono favolose. Calde, perché fredde fanno schifo, perché il formaggio poi si indurisce troppo. Calde si sciolgono in bocca proprio. E niente, arriviamo alla fine col panino. Questo non l'ho mangiato mai. Oh, che carino! La lattuga mi piace un botto. Del McDonald's perché sarà la cristallina, penso. Sì, ed è non condita. Cioè, io adoro l'insalata non condita, specialmente quando devo metterla nei panini. Se condita, poi non lo so, perde molto perché affloscia molto. E niente, siamo pronti ad assaggiare questo panino. Dovrei mettermi più avanti. Praticamente double chicken, sì, quindi ci sono due cose di pollo all'interno, non so se li vedete. Col barbecue, diciamo che questo barbecue è leggermente spicy, ovvero piccante. Però è buono, sì. Cioè, piccantino, però. Scusate se faccio le facce strane, ma praticamente dopo che fermate di dargli il morso, vi arriva il piccante tutto che gira ovunque. Io mangio comunque piccante, quindi per me è lievemente spicy, ma per alcuni potrebbe essere molto spicy. Però secondo me la salsa barbecue non ci sta molto in questo panino. Per carità è buono, però è un po' too much, cioè fa molto contrasto col cheddar, secondo me. Ah sì, tutto sommato è buono, dai. Ne ho mangiati dei migliori sicuramente. Comunque, visto che sto finendo di mangiare il panino, vi volevo ricordare che io faccio ogni video nuovo martedì, giovedì e la domenica. Niente, se volete iscrivetevi comunque qua sotto nell'info box, come sempre, troverete tutti i posti dove potete trovarmi, ovvero Facebook, la mia pagina Instagram, 21 Buttons, anche la mia mail se in caso vorreste scrivermi qualcosa. Niente, la mia lista Amazon, ma quella non frega nessuno. L'ho fatta più che altro perché, sapete, per i miei compleanni spesso ricevo dei regali di merda. Anzi, quest'anno mi è andato un po' meglio perché comunque ho ricevuto cose che mi servivano. Poi specialmente ho ricevuto soldi, quindi io preferisco perché per l'appunto se ho fatto una lista Amazon oppure mi serve qualcosa, giustamente ai miei amici o alle persone che ho a casa non sanno realmente che mi serve, li preferisco perché perlomeno posso comprarmi qualcosa che voglio io, diciamo, ecco. Posso autoregalarmi un regalo che realmente piace a me. Perché giustamente quando poi mi vedo arrivare dei profumi che hanno dei gusti molto. I profumi sono molto particolari, io preferisco quelli delle donne, per farvi capire. E poi mi arrivano tipo, non so, i pigiami che è un classico.
Cioè io i pigiami non li metto mai, io dormo praticamente la notte, maglietta a maniche corte, estate inverno, come pazzi, e pantaloncini cortissimi oppure mutande, dipende. Il mutande è più che altro in estate, il pantaloncino più che altro in inverno. Comunque, già io sto domenica prossima che vi arriverà un vlog che sarà praticamente mia madre fa il compleanno venerdì, il venerdì, e lo festeggia sabato, però io visto che faccio i video nuovi martedì, giovedì e domenica, domenica già saprete che sarà un vlog del compleanno di mia madre. E molto spesso, sapete, ho avuto vergogna a fare dei video tipo per i compleanni, eccetera, eccetera. Ma siccome saremo in tanti, famiglia e ristorante, voglio riprendere un po' di cose. Poi ci sarà mia nipote che non vi mostro, non vi mostrerò, cioè farò dei video in teoria. Uno tagliato senza mia nipote perché comunque mia sorella e mio cognato non vogliono che la porti comunque nel canale, piccola giustamente. E poi anche una cosa mia, non mi piacciono i bambini piccoli sui social, non so, poi ognuno c'ha il suo pensiero, però quindi farò due video, ovvero uno per la mia famiglia e uno per me. Quello della mia famiglia sarà un po' più esplicito e non uscirà su YouTube perché si vedrà mia nipote un po' tutto come ricordo. Poi l'altro lo farò per voi senza, ci vedremo tutti però senza mia nipote, perché per l'appunto non mi piace mostrarla sui social. Quindi già sapete che domenica ci sarà un vlog e voglio farlo bello perché non riesco a capire perché mi si è ripartito il video da capo, perché era tipo a 30 minuti e ora si è fermato e è ricominciato. Non vorrei che si è cancellato il video vecchio di prima perché mi uccido. Forse è tipo il limite 30 minuti. Non lo so, si vedrà soltanto vivendo. E quindi vi sto dicendo, già sapete il video che uscirà domenica, martedì e giovedì non so che video fare perché li dovrei girare ancora. Ma ho tante idee in mente, non so ancora cosa fare. Se avete qualche richiesta di qualche video che vi piacerebbe vedere su di me, qualche vlog, fate un po', voi scrivetela qua sotto. Non mi parlate di mangiare perché questa settimana si mangerà assai, poi sabato andremo a mangiare al ristorante per il compleanno di mia madre, ci sarà la torta, quindi troppo mangiare non me lo posso permettere, nel senso non me lo posso permettere perché già qua a Palermo è 4 giorni che c'è un caldo della Madonna. Tipo, ieri c'erano 27 gradi, oggi pure super giù. Infatti, sto morendo di caldo. E sotto sono a maniche corte, come potete vedere. Forse farò il video, se lo farò di mattina però. Perché di sera sta fotocamera non riprendo un cazzo, si vede una merda. Scusate le parolacce. Farò il video mentre mi farò i capelli di nuovo blu, perché sono diventati verdi, come potete vedere. Sono attaccati perché fanno schifo, vi ripeto. E quindi niente, forse farò uno di questi giorni video della tintura.
Però aspetta, potrei farlo giovedì perché voglio arrivare comunque al compleanno di mia madre con dei capelli decenti, un colore decente, perché il verde che ho ora io si darà anche dalle zone giallastre, del biondo che mi si sta rispuntando di nuovo e io non lo voglio. Comunque mi sa che manterrò il blu perché ho intenzione di comprare anche delle extension, ma vedremo più avanti. Bellissimo il cappello che ho messo comunque, no, non so se si vede, è così. Oh mio Dio, i miei cappelli stanno tutti male, ma oggi l'ho messo per disperazione, infatti è l'unico che c'ho. Ma come cazzo è messo? No, boh. Ultimo morso. Comunque, per quanto riguarda questo panino, il primo morso è un po' traumatico, però dopo 2-3 inizia a diventare buono perché la bocca ti fa un po' l'abitudine di questo barbecue che è un po' più forte di questa salsa. Aspettate che pulisco qua tutto. Arrivo. Scusatemi, ma c'è la mia nonna che doveva stendere, quindi tipo mi ha fatto smammare. Comunque sta luce è favolosa, sono in cucina. Non, cioè, mi piacerebbe girare qualche video qua, però cioè, è un po' scomodo perché c'è sempre la TV accesa con mia nonna che si vede il segreto, la vita, tutti beautiful. E niente, io vi mando comunque un mega bacio, spero che questo mukbang vi abbia tenuto compagnia. Spero che abbiamo mangiato anche insieme e spero che comunque vi sia piaciuto come video perché è un video diverso, cioè non avevo mai fatto un video mukbang. Basta Coca-Cola, già mi sento pienissimo. E niente, io vi mando un mega bacio, ci vediamo martedì, giovedì e domenica. Io vi mando per l'appunto un bacio enorme e niente. Se volete iscrivetevi al mio canale e ciao!